E ciao a tutti ragazzoli, benvenuti al mio canale, io sono Erpiscolli e oggi siamo nel 17esimo episodio, spero sia il 17esimo, di Ratchet & Clank. Nello scorso episodio siamo andati dentro là, come vedete siamo andati dentro lì, e in questo episodio andremo nelle industrie Trek, andremo a distruggere quel maledetto e la faremo finita. Prima di iniziare col video, ovviamente subito iscrivetevi al canale se siete nuovi, ovviamente è gratis, quindi iscrivetevi subito che non costa nulla, mettete like subito al video e ovviamente condividete questo video. Iniziamo pure. E si parte. Ratchet Ranger, sono su Quartu, ma ho finito il carburante per il jetpack. Io e Brax andiamo alla struttura, ci divideremo e resteremo in contatto radio. Buona fortuna, squadra. La Trek Industries è più avanti, muoviamoci. Oh my god. Bene signori, siamo arrivati alla Tark e Tark. Scusatemi. Alla Trek Industries. Minghe che posto. Comunque, se si sarà bloccata la registrazione, perché mi hanno fatto vedere una scena del film. Ecco. Porca boia. Zitta, mi fai spavento. Comunque, andiamo avanti. Ma non è posto, Efi. Aspetta, mi stai dicendo che c'è una nuova arma? Seguimi. Shh, zitta. Lo sapevo. Subito. Me lo stai pure dicendo. Personalmente vado matto per le Bazlame. Bazlame? Mi sembra un'arma buona. Sembra il castello di Trek questo, ma infatti è il castello di Trek. Ah, figo quest'anno. Ci sta, mi piace. Però so già che al massimo farebbe il casino della Madonna strano. Ok. Perfetto. No, ho capito. Ah, ok, grazie Fess. Attivo il meccanismo. Aspetta qui. Sì, veloce. Versa ponte attivato. Prova a passare. Guarda che riesco a Attento, ci sono delle guardie. Ci dobbiamo far vedere? Oh my god. Quando sei pronto spara, ti copro io. Ah, ok. Attacco! Ah, la pappa! No, mi dissocio, ricordo. Attenzione! Quest'arma non è per me, tranquilli. Anzi, non è per me. Per voi non è sufficiente? Ok, tranquilli, vi lancio il razzo. Nessun problema. Ci avranno chiamati? Ma no, ma io credo di no. Ma no, mi sembra tutto un... Vale? Dove è volato quello? Ne manca uno! Dove? Ti sei un po' drogato, non è vero? Non si spaccano. Un po' scatole vecchie, un po' scatole fake sono queste. Ah, eccolo! What? Ok. Non male per un novellino. Novellino. Cosa? Questo posto sembra impenetrabile. Hai idea di come entrare? Ratchet, l'ultima volta sono fuggito usando i condotti di purificazione dell'aria. Questa volta potremmo sfruttarli per entrare nella fabbrica. Va bene. Va bene. Attento là dentro. Oh,
lo vedi esplodere, vedi la testolina volare via. Rispondete, Ranger. Sono nel sistema di aerazione della Drake Industries. Ottimo lavoro, recluta. Vorrei essere lì con te. Purtroppo i miei muscoli enormi me lo impediscono. A nord del punto in cui ti trovi dovrebbe esserci un terminale di sicurezza. Se lo disattivi, i Ranger potranno accedere all'edificio. Ma quanti ricordi? Vi ricordate? Secondo episodio. Anzi, quinto se non sbaglio. Boh, non mi ricordo che episodio era. Ma di qua si può passare. Ah, serve la bomba, è vero. Com'è che era? Ah sì, ecco. Era così e poi ecco fatto. Qua non posso fare esplodere niente. Vabbè, andiamo avanti. Devo arrivare di là. Facciamo così, dai. Ma chi è questo? Ah, so chi è. Voce di Favijay. Se mi ricordo bene. Un modo per superare questa stanza. Non dovresti essere qui. Vattene prima che la scopra il presidente Drake. Sicuro? Aspettate, sono in idea per questa bomba. Ok. Andiamo qui, oddio, ci prendiamo la scheda, anzi il pacchetto di scheda, andiamo a vedere un secondo. Roba buona, e c'ho anche una doppia, e vediamo cosa devo completare. Ah, questo qua, perfetto, non ne ho altre uguali, però andiamo avanti. Avviso a tutti i guerra. Il presidente Drake vorrebbe ringraziarvi per l'ottimo lavoro svolto. Il bar distribuirà gelati gratuiti dalle ore 13.10 alle ore 13.15. Ricordiamo inoltre che dalle ore 13 alle ore 13.30 si terrà una riunione obbligatoria sul ponte B. I guerrabot assenti saranno distrutti. Bello. E perché c'è... non mi ricordo come si chiama, comunque, vabbè, personaggio di Favijay, io ti chiamo. Se attivi quel pulsante che vedo, ti sparo. Ma allora sei proprio... sei proprio... vieni qui. Vai che scappa nei condotti. Che schifo fai. Qui facciamo uno contro uno, non mi batti neanche. Quindi qui ti facciamo uno contro uno e ti batto. Ma non sei una fighetta, non vuoi sconfiggermi. Santo cielo, sembra pericoloso. Sì, è anche incasinato. Vediamo se ne vieni a capo anche stavolta. Scheda madrina, ti prego, aiutami tu. Cos'è sto burtello? Ci sono quasi, ma ho incontrato un ostacolo. Zed, l'assistente di Drake, cerca di impedirmi di raggiungere il terminale della sicurezza. Capisco. Elaris, bombardamento sulla fabbrica con miglia scarica biocidica. Forse sarebbe più sicuro lasciar fare a Glenk. Preferirei anch'io. Esatto. Ok, ho abbastanza perché è finita. Sei sicuro? Come sei sopravvissuto al mio colpo di genio? Vieni qui, maledetto. Kaboom! Fatto anche questo. Esatto, bel lavoro a voi. Perché sei così scontro? Guarda molto sono tutti i soldati. Chi ti ha aggiornato?
Solo uno che mi ha fatto aggiornamenti e mi ha aggiunto cose molto fiche delle tue. Ok. Niente di che qui. Andiamo avanti. Che ci fare? Dimmi. Distrutto. Aspetta che Victor sappia che ti ho preso. Diventerò il suo braccio destro. Magari sarà lui a vigilare casa tutto il giorno. Ah, c'è un momento. Testa. Datemi quello che si merita. Se mai detto, allora. È scappato? Sì, è andato nel condotto. Ok. Hai finito? Dopo c'è un'altra granata. Allora, hai finito adesso di rompere? O dobbiamo ancora combattere? Vieni qui, maledetto! Non c'è modo di liberarsi dalla cassa che blocca l'accesso alla sala di sorveglianza. Ma allora... mi arrenderei, se fossi te. Ah, sicuro? Va bene. Forse quel magnete può tornare utile. Forse, e vedo già da qualcosa. Hai capito, Moni? Sì, tranquillo, tranquillo che adesso vengo a prenderti. Stai tranquillo. Siti tranquillo. Tu, Peter, chiama il presidente Drek. No. Chiamata al presidente Drek. Risponde la segreteria telefonica del presidente Alonso Drek. Al momento sono impegnato, probabilmente in riunione o qualcosa di importante, oppure a salvare il futuro della nostra razza. Ma lasciate pure un messaggio dopo il beep. A meno che non siano cattive notizie. Il prossimo che mi porta cattive notizie finisce dritto nel pozzo di lava. Salve, signor. Cioè, presidente Drek. Sono Zed. Mi ha chiamato per... niente di particolare, va tutto bene. Non mi sto nascondendo in una casa da imballaggio. Per dire che, giusto appunto, volevo proprio dirle che non c'è nulla di cui preoccuparci. La sicurezza è sicurissima. Quindi, arrivederla. Per me si trova una morte bruttissima. Non so se... No. E Clank se ne fotte. Avviso, Guerrabot! Tu e quel terminale appartenete alla Drek Industries. Non osare avviare quel comando. L'hai avviato. Ma allora non cliccare due volte sull'icona di emergenza per avviare il sistema. L'hai fatto ancora? Non ci credo. Squadra, rispondete. Ho disattivato la griglia di sicurezza della struttura. Ottimo lavoro. Ci vediamo alla fabbrica, socio. Benissimo. Bravissimo, Clank. Sì, un attimo, di cosa parlavamo? Mi ero distratto. Bene, allora entriamo e cerchiamo Drek. Sapete cosa? Io direi che questo episodio lo concludiamo qui. Spero vi sia piaciuto, anche se era un po' un episodio noioso, lunghetto sicuramente, però vabbè. Nel prossimo episodio entriamo dentro la fabbrica e andiamo a prenderci quel maledetto di Drek. Così, detto così, fa ridere. Vabbè, lasciate il mi piace, iscrivetevi al canale che è gratis, non costa niente. E ovviamente condividete il video con tutti. Quindi ci vediamo
in un prossimissimo episodio di Ratchet & Clank. Bella riga. Okay.